tre donne oggi per ora. Poi avremo la quarta in collegamento, poi la quinta ancora in studio. Abbiamo fatto secco Alberto Laurenti, ragazzi. Oggi Alberto non c'è. Vai, dai, questa però è di Alberto, bellissima, dai. Dai, musica. Allora, vai, 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 vai. Sentiamola che c'è bellissima. Il carrozzone va avanti da sé. Possiamo pure cantare, vai. Le regine, i suoi fanti. È come quando manca il professore a scuola. Luciano ride di là, possiamo cantare, Luciano. Così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche voi. Oddio, poi se senti le parole è micidiale. Però come avere una canzone modernizzata. Visto che versione che ha fatto Alberto Laurenti. Che salutiamo, ciao Albertino, sei in viaggio. Stasera suoni fuori Roma. E noi quando non c'è il gatto balliamo, balliamo. Il topo balla. Allora, ciao Roberta. Roberta ciao. Torresan è tornata da noi. Ciao Robby, come stai? Bene. Allora, Roberta Torresan, una delle più importanti, come dire, fighe? No. Wedding planner in Italia, perché lavora anche dall'estero, arrivano persone per sposarsi in Italia, sulla costiera amalfitana, in giro, ovunque. Veramente una ragazza molto in gamba, ma principalmente un'imprenditrice del settore, tant'è vero che ha messo su questa scuola per wedding planner con un master di 2 anni. Io lo farei pure quello, ma non c'ho tempo, perché mi piacerebbe sempre fare tutto nella vita. Senti, raccontaci però, ma online si può frequentare o di presenza? No, è un misto. Misto. Sì, è un misto. Io non c'ho tempo. Senti, ce lo racconti, ve lo racconto. Aspetta che voglio dare prima il tema della trasmissione e poi salutare. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Io le donne non le capisco. Buongiorno a tutti. State andando al mare, beati voi, noi siamo chiusi qua. Sì. Niente mare, forse però domani. Qui ci divertiamo lo molto, stesso. Molto, molto. Oggi finalmente c'è Loredana con noi, perché adesso col discorso del lockdown, del Covid, eccetera, Loredana stava sempre lì in video su Skype, che non è la stessa cosa, perché in video su Skype noi, io, Alberto e gli ospiti qui a studio, tutti belli, vivi, vivace, lei ogni tanto stava là che... Dove sta il cellulare? A proposito, mi date il cellulare che non ce l'ho lasciato da qualche parte. E lei stava lì col cellulare, io le scrivevo, Loredana, concentrati, ti ricordi? È vero, perché ti distrai. Ti distrai tanto, no? Per cui era... Grazie Valeria per il cellulare. Allora... Il tema della giornata, ci hanno scritto in tanti questa settimana, ma veramente tanti, perché è un tema molto caldo. Parenti serpenti, diciamoci la verità, gli amici te li scegli, i parenti no. Capita poi in tutte le buone famiglie, che famiglie o famiglie anche acquisite, ancora peggio, ma in cui ti trovi magari dei parenti, cugini, cognati, suocere, sorella della suocera, zie. Suocere adorissimo. Sì, che poi tra l'altro all'interno della famiglia ci sono alcune persone che hanno un peso importante, magari è un cugino, ma è un cugino che in famiglia ha un peso importante, quindi ti infastidisce, oppure un cognato o una cognata che ha un peso importante e ti infastidisce. E allora in quei casi, no, come vi comportate? E diteci la vostra, perché insomma ce ne sono da dire, no? Ma specialmente quando poi magari accade che li incontri e cominciano a dire: ah, sei un po' ingrassata, ah, hai cambiato taglio. Tu non sai se te lo dice perché stai bene, stai male, non si capisce, no? Quelle cose che va bene. Detto questo, c'è qui Roberta, anche perché ovviamente interessandosi di grandi eventi, ma anche di matrimoni, battesimi, comunioni e tutto, e questo è un periodo molto caldo, perché girando per strada mi dicono, perché non c'ho tempo per girare per strada, però ci dicono in tanti che le vetrine dei negozi sono soltanto concentrate sul
tutti gli abiti eleganti, la cerimonia e così via. E alle wedding planner ovviamente vengono, come dice, ridono gli occhi, meno male, perché c'è stato un periodo di blocco tremendo, no? Non si poteva organizzare niente. Però, cioè, quando si organizza un matrimonio che diventa l'evento del secolo, no? Perché secondo me c'è gente che magari si vende casa ma deve non sfigurare, no? Se ne vedono un po' anche di tutti i colori, no Robby? Sì, questo poi è proprio l'anno della follia. Io lo definisco l'anno della follia. Dopo 2 anni di fermo, la ripartenza è stata in grande stile, ma anche riceviamo veramente telefonate da parte degli ospiti. Degli qual ospiti? È il mood? Sì, mi è capitato anche questo, che gli ospiti chiedessero il nostro contatto per sapere come dobbiamo venire, dove dobbiamo venire, come ci dobbiamo vestire. Proprio per questo, perché le aspettative sono veramente alte quest'anno e le danze ormai sono aperte. Certo, 3775 104 500, parenti, serpenti e organizzazione di matrimoni e di grandi eventi, nel senso chi sa che c'ha qualche parlavo questa mattina con una mia amica che diceva: mannaggia, mi sono rotta il piede e mia figlia si sposa a giugno, no? Io non so come caspita fare. Cioè, quello si chiama malocchio. C'è proprio una... là dovevo fare una puntata intera. Detto questo, raccontaci un po', quindi che cosa accade? La coppia viene da te oppure arriva la figlia con la mamma? Come accade? Cioè, quando ci dobbiamo sposare, vorremmo sapere, no? Allora, chi viene? Il matrimonio italiano è diverso dal matrimonio degli stranieri che scelgono l'Italia come destinazione. Quindi nel caso degli stranieri arrivano gli sposi e sono completamente autonomi e indipendenti da famiglie, dinamiche familiari. Gli italiani invece hanno lo schema italiano durissimo, fantastico. Sì. Alcuni si presentano proprio con entrambe le famiglie e quindi tu non sai con chi devi parlare, perché poi la visione della sposa e dello sposo è sempre diversa rispetto a quella della mamma, che si preoccupa della famiglia, la mamma della sposa che si preoccupa della famiglia dello sposo, che deve fare bella figura e che si preoccupa dei parenti, perché la paura del giudizio è dietro l'angolo. Quindi ne vedo veramente delle belle. E noi partiamo da lì, partiamo dalla scelta della location fino ad accompagnarli al grande giorno. Fammi capire, quindi è molto importante non sfigurare con la famiglia dello sposo. Sì, e viceversa, devo dire anche viceversa. Però l'avverto di più da parte della famiglia della sposa, perché quel giorno gli occhi sono inevitabilmente tutti puntati sulla sposa. Come sarà l'abito, come sarà l'acconciatura, il trucco, l'avranno trasformata, la riconosceremo, hai detto una cosa verissima. Ci sono delle spose che quando entri in chiesa dici: ma chi è questa? È vero. È lei o non è lei? È vero? È vero. Mi è capitato, Luciano di là, Valeria, vi è mai capitato che se sì, se sposa un'amica, tu entra in chiesa o la compagna di un amico entra in chiesa, lei vede un'altra persona, perché magari si è abituata che c'hai i capelli lunghi, così ti vedi una con i capelli tirati, un trucco diverso, dici: ma non... Beh, stava il trucco più bella, è fondamentale. Ma non stava più bella prima? A volte sì. Eh? A volte devo dire di sì. 3775 104 500, scriveteci ragazzi. Allora, se Loredana ride, Loredana ride, va bene, come non detto. Che pensi, Loredana? No, penso veramente a queste situazioni che sono incredibili, sono assurde. Prima ti raccontavo, no, che ci sono poi delle situazioni per cui la nuora non riesce neanche ad arginare la suocera, per cui ad esempio ho saputo che per ciò che riguarda le partecipazioni questa suocera è stata così invadente, così invasiva, che la nuora per quieto vivere ha accolto il suggerimento per poi proporre quello che lei aveva deciso, inviando ai suoi parenti le partecipazioni completamente diverse rispetto a quelle realizzate. Per cui, no, a proposito di quello che accade, a proposito dei vestiti, a volte c'è la mamma dello sposo che viene a vedere il vestito della sposa, e non solo, che entra, no, in competizione perché deve essere più figa
della sposa stessa, cioè sì, quelle cose che è sono, vero, ci sì, sono la mamma zili dello sposo deve essere... A me è capitato, Sonia, esattamente, cioè che sono... anche di mamme vestite quasi come le spose. No, vabbè. Sì, purtroppo sì. Senti, cioè, mi scrivono qui, io con mia moglie, quando l'ho vista il giorno del matrimonio, ho detto, e chi è questa adesso? Adoro! Chi è lui? Adoro! Ma voi, in quel caso, no, cioè, è imbarazzante però, perché non riuscite a dare qualche suggerimento di sobrietà? Non sempre. Non sempre, non sempre. Perché poi si vede da quello, magari io... ride sempre, però che cosa accade? È proprio ai matrimoni, in questi grandi eventi, che si scopre la famiglia com'è, sì, no? Perché, è vero, è perché vero, delle volte si sbaglia, nel senso che c'è da fare questo e facciamo pure questo, e c'è da fare quell'altro e facciamo pure quell'altro, non si capisce che la sobrietà è un'altra cosa. È il buon gusto. C'è il buon gusto, sobrietà, che può rendere una cerimonia molto molto elegante. Senti, e gli abiti da sposa, no? Quest'anno come vanno? Perché delle volte c'è stato un periodo che andavano semi monacali, no? Poi c'è quella c'è la moda, ridi pure tu, c'è quella moda che sembra che devi andare a ballare tu, il seno di fuori, cioè cuore. A cuore, queste senti, cose. Senti, però Sonia, mi hai fatto venire in mente una cosa bellissima. Vai. Ho avuto una sposa meravigliosa, con un abito di questi che stai descrivendo tu. Lei aveva un fisico da modella, quindi poteva anche permetterselo. Per la cerimonia ha scelto un abito molto sobrio, perché lei voleva essere la principessa, ecco che poi vengono fuori. Poi al ricevimento tu vedi la vera verità, no? La reale realtà. E ha fatto il cambio abito appena arrivata in location, ed era praticamente nuda. Ma il dispetto più bello lo ha fatto alle damigelle, perché le ha vestite, costrette a vestirsi, ha regalato lei l'abito in un modo improponibile, perché non voleva sfigurare. No, vabbè. Quindi il colore non era assolutamente adatto alle damigelle, e il modello dell'abito non era adatto alla fisicità di queste ragazze, e pensavano di essere migliori amiche, e invece io ho sentito qualsiasi commento sia da parte della sposa che da parte delle damigelle, quindi parenti serpenti, ma anche a volte amici serpenti, anche spose serpenti, capisci? Questa è incredibile, sì, veramente incredibile. Senti, ma com'era? Di che colore era il vestito? No, non lo posso dire. Non lo puoi dire, no, perché... Ciclamino. Esatto. Siamo lì. Non lo può dire, però. Poi ce n'era una sui tacchi, che poverina non aveva mai indossato i tacchi. La sposa? No, una delle damigelle. Ah, costretta ad indossare quello. I tacchi. No, quello è tremendo. Mai indossato i tacchi in vita sua. Poverina, ha dovuto fare anche il corteo d'ingresso. Quindi... Vedi, MP che scrive: Roberta è la numero uno, con lei non c'è motivo di agitarsi, io affiderei tutto a lei, le farei parlare con tutti gli eventuali parenti fastidiosi. Grazie. Ma ti è mai capitato che ti scappava da ridere davanti a qualcuno? No, devo dire che io ho un autocontrollo importante. Ma le cose più strane che cioè dimmi le cose più strane negli anni, magari di 10 anni fa, non di cose recenti, diciamo anche. Oddio, una cosa che forse non è poi così strana, ma mi è capitato che ospiti mi chiedessero di poter portare via del cibo. E doggy bag? Esattamente. Gli ospiti? Sì. Cioè, tipo proprio quelli con la carta stagnola, sai, che porti via il rinfresco. Sì. Sì. Addirittura erano Sonia arrivati da casa con la borsa, esatto, frigo. Esatto. La classica, dai Sonia, le ciabatte nel sacchetto. No, perché questa è un'altra cosa, scusa. Il problema per noi donne non è lo stesso problema dei maschietti, oppure di meno, perché anche il maschio, se si compra le scarpe nuove e poi se le mette per una cerimonia, magari non sono comode, soffre. Non so se a Luciano è mai capitato che ti compri le scarpe, vai, le metti il primo giorno e devi stare 8 ore fuori e dici, oddio, non vedi l'ora di togliere. Ma per noi donne sul tacco è micidiale, principalmente sul taccone, perché
E allora tu suggerisci di comprarle qualche mese prima, perché delle volte ti capita, penso sarà capitato a tanti, che si va a sta cerimonia, tutte camminano abbastanza bene, dopo mezz'ora, un'ora vedi che tutte storte a barcollare sopra i tacchi, alla fine se levano i tacchi se portano le cioce da casa, no? Che sono allora, le portofoline. Adesso le acquistiamo noi. Ah. Le acquistiamo personalizzate, così quando vediamo che le donne cominciano un po' a vacillare, siamo proprio noi che andiamo lì e diciamo: signora, ha bisogno di... Perché... E quelle fa, ma grazie! Esatto, grazie, mi ha salvato. Sì, esatto, sì. Io invece lo sai che le porto un altro paio di scarpe più basse che sostituisco in macchina prima di andare al ricevimento, cioè in maniera tale da poter stare comoda. Però la ciabatta, così non, cioè, non la porterei mai. Ti scrivono da Como, io sì. Vorrei far conoscere mia suocera a Roberta, Giacinto da Como. Lo conosco bene. Ah, lo conosci Giacinto? Sì, sì, cioè, sì. Com'è la suocera? Non si può dire. Non lo posso dire. Giacinto non si fa. Senti, ma è mai capitato che litigano suocera e nuora proprio per il matrimonio? Cioè che la nuora dice, ma tua mamma che c'entra? Questa che te la racconto. Sì. Matrimonio importante. Di famiglie importanti hanno litigato sposa e suocera e tutta la famiglia di lui non si è presentata al matrimonio. Non ci posso credere. Sì. Inclusa la suocera? Sì, sì, inclusi tutti. No, vabbè. Tranne una persona, un familiare che poi ha accompagnato lo sposo all'altare. Incredibile, ma poi sì. Sai, dopo... abbiamo dimezzato una settimana prima del matrimonio il numero degli ospiti. Ma anche gli ospiti non sono andati, no? Sì, no. Sì, tutta la famiglia di lui non... Vabbè, la famiglia no. Però no, la famiglia stretta, ma anche la famiglia, intendo gli zii, tutti quelli prossimi, tranne gli amici che erano presenti. Ma poi hanno fatto pace e ti risultano? No, ancora no. Pensa te. Lo sai che io mi sono trovata in una situazione analoga, ho accompagnato lo sposo all'altare perché c'era stata una situazione similare, nuora e suocera hanno litigato e la suocera con tutta la famiglia mi ha obbligato, fratello, varie ed eventuali, a non andare, c'era andato un unico cugino che non si è lasciato proprio triangolare. Beh. In questa dinamica terribile, terribile, sì, sì. Dobbiamo dare due consigli per gli acquisti, 3775 104 500. Abbiamo un doppio argomento oggi, un po' cerimonie e matrimoni, che cosa accade, e abbiamo Roberta Torresan, che è una delle più grandi ed esperte wedding planner d'Italia, direi, e parliamo anche di parenti serpenti in generale, anche al di là delle cerimonie, perché gli amici te li scegli, certi parenti tu dici, ma perché mi è piovuto sto parente che mi deve cambiare la vita? Ok, a tra poco. I giorni passano lenti, se li conti uno per volta, aspettando una svolta, baby, bisogna la 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 che la non la ci la pensi. Non guardare cosa fa, l'altra gente non lo sa, credi, pare che di questi tempi canta? Ti cercano di dare una... lo sappiamo, Salvetto, no? Approfitta. Lo sento, Nata? No. E vabbè, oh. Le campane. Le campane. C'è una canzone di tanti anni fa che sembra scritta ora. Non mi ricordo neanche più come fa. Bello, 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 bello. Allora, siamo qui con Roberta Torresan, a breve entreranno altre ospiti, tutto al femminile oggi, sì. Anche per i maschietti a proposito, giusto. Senti, parliamo degli uomini, i maschi, come si comportano? Cioè lo sposo, il padre dello sposo, i fratelli dello sposo. È sempre vero che solo tra donne si creano questi, cioè la donna con la suocera, le cose, oppure anche a volte tra maschietti? No, è difficile, Sonia. I maschi sono molto... sottomessi, fate come vi pare. Esatto. Dimmi dove devo venire, cosa devo indossare, come mi devo comportare. Al massimo posso scegliere il vino e il menù. Per il resto o fanno contente le spose, quindi tu li vedi agli appuntamenti... e dici ah, e dicono sì a tutto, e
però no, non entrano mai in dinamica con le famiglie, è molto difficile, anzi mi è capitato più di una volta che poi fosse il mediatore, no? Lo sposo, persona più razionale, quindi più distaccata, e è riuscita a mediare in queste dinamiche familiari. E quando la mamma dello sposo si intromette troppo e la fidanzata, non ancora moglie, insomma interviene, si inasprisce un po' il rapporto, lo sposo interviene o no? Come fa? Dipende da quanto sia o meno mammone. Perché ci sono casi, racconta. Ci sono i figli che restano figli, lo sappiamo. E quindi dicono bene, lascia tutti stare perché mamma. E vuole... qui mamma è mamma, lasciala stare, mamma è così, la dobbiamo assecondare. Che ti importa? Tanto poi noi ci sposiamo, avremo la nostra casa, la nostra famiglia. Lei è così, ma poi in fondo ti vuole bene, invece la suocera la vorrebbe uccidere perché gli sta portando via il figlio. Ma questo è un dettaglio, lo farei anch'io del resto, dico sempre a mio figlio che dovrà sposarsi a 40 anni. Senti, ciao Sonia, ciao, non ti firmi, non so chi sei, ciao. Io con i miei parenti non mi ci prendo proprio, loro hanno tutti un buon lavoro, io lavoro stagionalmente, ogni volta che siamo insieme loro si sentono puntini o facendomi sentire in difficoltà, perciò ormai evito. Grazie, bel programma. Grazie, bel programma. Grazie, ringraziamo grazie, tutti grazie per il bel programma. Mi è venuta in mente una cosa però, che sicuramente lui ci sta ascoltando, e c'è uno sposo che è terrorizzato dall'abbigliamento degli suocera ospiti, cioè? No, della suocera no, perché ha buon gusto, così come la sposa ha buon gusto, e lui invece è terrorizzato dagli ospiti, quindi ogni volta che va a fare shopping con la sposa, che è compulsiva tipo me, quindi spesso mi manda tutte le foto delle vetrine e mi dice: Roberta, se vedi qualcuno con quest'abito floreale ti prego devi dire che prima di arrivare in villa deve passare a casa a cambiarsi, perché io non voglio vedere nessuno vestito né con le scarpe con il doppio fondo né tantomeno con abiti. C'è un problema però, non ha torto, care, a chi è non è capitato che magari a un matrimonio vedi tutta bella gente, tutti carini, e ti arriva la coppia che tu dici: ma questi qua chiudiamoli in un armadio. Esatto. Perché come si sono presentati, che sembra Alberto Sordi e la sorella di Maurizio Arena. Un po' no. Capita spesso. La no? Domenica andando alla messa, dico io. E quindi vedi un po', e tu vedi le facce degli altri che guardano con aria, guarda questa, e perciò c'è il terrore sto ragazzo. Sì. Quando poi ci sono, non è questo il caso, ma quando ci sono due famiglie completamente diverse, il rischio è alto. Perché trovi una famiglia molto elegante, molto sì, charmante, esatto. e l'altra che va alla ricerca dell'abito da cerimonia, che io odio, per esempio. Spieghiamolo. Sì, perché ci sono gli abiti da cerimonia che sono vistosi, cioè che devi far vedere, sto andando, anche l'abito lungo di giorno, oppure l'abito pieno di pietre, paillette, fiori, tanto perché sto andando al matrimonio e quindi mi devo vestire a festa. E dall'altra parte c'è invece chi è elegante ogni giorno e riesce ad essere elegante anche il giorno del matrimonio, perché non cambia il suo stile, no? Rimane un po' fedele alla persona che è, alla vita che conduce ogni giorno, e che quindi dice una cosa, resta allineato. Il vestito lungo da che ora si può mettere? Anche è d'estate? È un pomeridiano, sconsigliamo un abito lungo di giorno può andar bene un abito... Fino a che ora? Corto? Corto per un pranzo, perché poi comunque dalle cerimonie il pomeriggio di solito ci sono alle 16 o alle 18, però alle 18, tu poi partecipi a un matrimonio serale, quindi dico alle che 16 sì, lungo anche. Secondo me sì, lo puoi già indossare perché poi è un ricevimento serale. La mattina io lo sconsiglio, a meno che certo. Tu non abbia scelto un pantalone, altrimenti è un sottoginocchio o al ginocchio, evitiamo anche abiti troppo corti. Quindi principalmente non abiti eleganti da cerimonia, che è importante. Sì, sì. E i maschietti, perché vedi delle volte che si mettono lo smoking così. Per i maschi è difficilissimo, noi abbiamo un consulente dove mandiamo sempre i nostri sposi, perché quando vai ad acquistare l'abito da uomo è difficile che trovi un addetto vendita che sia in grado di consigliarti sul galateo dell'abito, e allora vedi o il tight o non so lo smoking, oppure l'abito uguale all'abito dello sposo, si fa
È molto difficile, è molto difficile. Ma è assurdo anche che lo vedi tante volte in questi negozi, appunto, per la cerimonia, lasciano decidere allo sposo. Esatto. Quello che ti pare decidi tu. Invece no, non è dovresti così. Consigliare. Trovi abiti blu di sera, l'abito blu, o è un blu notte, oppure è sconsigliato. È preferibile indossarlo di giorno. Lo sposo è importante tanto quanto la sposa, io lo dico sempre, quindi non deve andare su un abito. Detesto gli abiti damascati, non me ne voglia chi vende abiti damascati, però li trovo un po' sopra le righe, almeno per quanto riguarda sia il di mio giorno di che di sera, sia che di giorno notte, che di sempre, anche per andare a dormire. Mattino. Sì, sono proprio per me da evitare. Però c'è, insomma, ci sono delle linee guida che si possono dare. Ne dai? Vai, sentite sì. Maschietti, vai. Eviterei assolutamente lo smoking per la cerimonia, però come la sposa, se si vuole optare per un cambio look, si può fare dopo il taglio torta, e noi spesso lo facciamo, quindi se il desiderio è quello di indossare uno smoking, io dico dopo il taglio torta, perché no. Ok, di sera. Di sera. Il mezzo tight per il giorno e per la sera, il tight per la mattina. Però a quel punto poi vai a condizionare anche il resto degli ospiti, e questa è una scelta importante da fare, perché non tutti hanno voglia di acquistare poi un abito che devono appendere nell'armadio. Per la sera abito scuro per gli uomini, io dico sempre sì al gilet, perché arriva il momento in cui la giacca la togli, anche se non la dovresti togliere, ed è brutto che lo sposo resti soltanto con la camicia. Altro suggerimento che do sempre ai miei sposi: anche se scomodo, optate per una camicia body, perché così evitate di così avere... non esce quando balli, sì, e ti togli la camicia, sì, di fuori, sì. Esistono? Sì, sì, per esistono. Sempre consigliabile il su misura, ovviamente, e la doppia camicia, perché potresti sudare, uno... si potrebbe macchiare, insomma. Questi sono piccoli suggerimenti che do. E una cosa importante che vedo spesso sulle foto che girano dei matrimoni, che lo sposo indossa sia il fazzoletto che il fiore. Uno dei due, sì. O il fiore o il fazzoletto. Avete preso appunti? Paschetti? Però sono less is more. Bisognerebbe dare poi anche delle linee guida per il femminile, perché ci sono delle donne che continuano ad indossare il nero al matrimonio, gli invitati col nero mai, no. Anche se di sera, e mai. Neanche di bianco. Mi è capitato di vedere anche avorio. Gli ospiti. Anche una collega, devo dire, che mi è capitato di vedere in avorio vicino alla sposa, e non si riusciva a capire chi fosse la sposa e chi fosse la wedding planner. Assurdo. Ora, senza entrare, sì. Quindi dici un attimo, tantomeno le suocere, tantomeno no. le giovani amiche, perché magari per stare un po' al centro dell'attenzione lo fanno, vero? Esatto. Quindi mai vestito che possa di colore, né bianco, né grigio pella, né beigiolino chiaro, cioè sì. Che possa o dare un cipria troppo leggero che possa confondere un po'. Senti, invece il colore delle damigelle, dei vestiti delle damigelle, tornando a prima, come dovrebbe essere? Si sceglie sempre, però... Allora, si sceglie. Il consiglio che do io... È vero che c'è la palette del matrimonio, no? E quindi i colori che la sposa ha scelto per il matrimonio, è anche vero che non tutti i colori stanno bene a tutte le persone. E quindi quello che facciamo noi è una consulenza anche su questo. In base al colore dei capelli, gli occhi, dell'incarnato, diamo un suggerimento che sia magari in palette, ma della sfumatura giusta per i colori, perché non deve essere una cattiveria verso l'ospite. Bisogna in ogni caso... Senti, per un'altra cosa, ci sono dei matrimoni che veramente delle volte durano 50 ore a tavola, no? Che tu dici, c'è un matrimonio... Rotolando verso sud, perché più scendiamo, questo scendiamo, lo dobbiamo che dire. Tu magari scrivi a degli amici, dove sei? Sono le 6, stiamo ancora seduti a tavola, specialmente al sud. In attesa, no? Del secondo. Esatto. Che tu dici, oppure in chiesa la cerimonia che dura 2 ore. Tipo Verdone. Che uno dice, non ce la posso fare più, anche quello, no? Tutto smart, no? Deve essere tutto veloce, perché non è una punizione. Già quando ricevono la partecipazione, non so se a voi colpo. È capitato, ma quando ti arriva una partecipazione,
dicono, oddio, perché proprio io, no? No, poi fai il conteggio, il conto, no? Ci ha invitato noi, più i due figli, cioè, e questo però, il regalo, questo però è per vestiti. La busta, questo è il calcolo della busta, soprattutto. Esatto. Il pranzo l'ha pagato, l'abito, ok. E, no, non si usa, almeno quando siamo noi ad organizzare, assolutamente. I tempi devono essere serrati perché gli ospiti devono essere tranquilli e di andare via dopo la cena a un orario umano o dopo il pranzo, e perché non devono annoiarsi, certo. Non devono avere il ricordo della noia, del tempo trascorso seduti. Certo. Poi c'è la festa, perché oramai si balla, sì, si fa qualcosa, sì. Allora dico, facciamo durare più la festa e meno il pranzo. Penso che tanti ascoltatori diranno grazie Sonia, perché dice faglielo capire, vero? Beh, la tendenza, cioè, è un po'... Noi ne abbiamo diversi anche di italiani quest'anno, perché prima lo facevamo soltanto per gli stranieri, di ballare e divertirsi durante la cena, quindi bello. Più una cena spettacolo dove c'è una band, dove c'è una pedana per ballare, quindi questo parte molto dal mondo ebraico, vero? Sì. Perché il mondo ebraico è tutto festa, arrivi, si anche balla, gli americani. Devo, dobbiamo, ci fanno segno, come fai, così che bisogna tempo. Interrompere per la pubblicità. 3775 104 500 adesso interverranno anche ospiti. A breve avremo un collegamento con Federica Cifola, che è una attrice comica stra simpatica, che è qui a Roma al Manzoni e che ci parlerà anche lei dei parenti serpenti. A tra poco. Io le donne non le